Ciao, rieccoci con la nostra animazione con la palla. Sono tornato in object mode ed è questo il motivo per il quale la vedete bordata di arancione. Ovviamente se clicco fuori non si vede più il bordino perché non ho l'oggetto selezionato. Siamo arrivati al fotogramma 23 e se io volessi ripetere l'animazione, volessi che andasse avanti, magari la mia animazione dura di più, che ne so, dura 100. E che succede? Se faccio play, si ferma, cioè nei fotogrammi successivi rimane nell'ultima posizione nota. Quindi se torno all'inizio, maiuscolo, tasto sinistro e faccio play, e poi la vedo fermarsi. Se voglio che un'animazione si ripeta, posso usare un modifier. I modifier si trovano qui. Non abbiamo assolutamente visto di cosa si tratta, però ve lo voglio mostrare un po' per introdurvi i modifier e un po' perché voler fare un loop a un'animazione è una delle prime cose che vogliamo fare in genere. Quindi, guardate, i modifier vanno aggiunti quando si è in object mode e sono assegnati al singolo, diciamo, oggetto Grid Pencil. Quindi, per poterne aggiungere uno, devo selezionare qui Aggiungi e poi posso sceglierlo. Il modifier che mi permette di fare una ripetizione, per esempio, è questo, Time Offset. Di per sé, notate la palla che si è spostata. Di per sé, Time Offset cosa fa? Sposta l'animazione un po' più avanti. Quindi, se io metto questo valore a 0, l'animazione resta uguale. Però di default era A1, significa che la mia animazione, anche se sono al fotogramma 1, mi mostra il fotogramma successivo. Se io la mettessi qui a 10, vuol dire che nel fotogramma 1 della mia scena sto vedendo il fotogramma 10. E quindi se facessi play, la palla si ferma, diciamo, prima ancora. Quando arriva a 13 è come il 23 di prima, quindi l'offset vuol dire semplicemente spostare. Posso metterci anche dei numeri negativi. Se metto meno 10, non succede nulla fino a quando non cominciamo il tutto al fotogramma 11. Quindi serve, diciamo, spostare. A noi spostare non serve. Però c'è questa funzione keep loop che mi permette appunto di fare un loop. Quindi metto 0 e uso custom range per dirgli che voglio ripetere con questo loop solo una certa zona della mia animazione, che sono i fotogrammi appunto dall'1 al 23. Se faccio così, anche al fotogramma 68, continuo a ripetere, quindi arrivati al 23 riparte da 1. Quindi in questo modo l'animazione si ripete. Ovviamente si ripete ripartendo sempre da là, che nel nostro caso non è quello che vogliamo. Noi vorremmo che dopo il fotogramma 23, nel fotogramma 24, la palla fosse sì qui pronta a fare un altro balzo, ma in questa posizione. Un trucco molto veloce con le cose che già sappiamo è quella di aggiungere un'animazione all'intero oggetto Grid Pencil. Quindi l'oggetto Grid Pencil si trova in questa posizione, nello spazio, al fotogramma 1 e, vogliamo che si trovi in questa posizione anche al fotogramma 23. Ma possiamo fare in modo che al fotogramma 24 invece si trovi qui, più avanti, esattamente in modo da riprendere l'animazione nello stesso posto. Quindi lo riposiziono un attimo a 0, mi metto al fotogramma 23 e vado a premere I location per registrare un keyframe della location dell'oggetto Grid Pencil. Me ne accorgo se vado nelle proprietà dell'oggetto e vedete, questo è diventato giallo e ho registrato questa location. Tra l'altro, a me interessa spostarlo solo sull'asse, guardatelo, sull'asse X. Quindi in realtà questi due valori, Y e Z, non mi interessa salvarli, mi interessa salvare solo questi. Quindi io voglio che si trovi qui, al fotogramma 23. Ma al fotogramma 24 voglio che si trovi circa qui, poi vediamo più o meno quanto, e premo di nuovo questo tasto. Quindi al fotogramma 23 è qui, sono andato un po' troppo avanti, un attimo che lo guardo di nuovo dalla telecamera, 23, 24 è un po' troppo avanti, lo posso tirare indietro fino a quando circa non corrisponde. Quindi lo tiro indietro e devo ricordarmi di risalvare. Posso anche usare la I. Ecco, più o meno ci siamo. Magari appena un po' più avanti premo I di nuovo. Attenzione che se lo premete vi risalva questi due e li tiro via. Quindi guardate adesso 1 e 2 riparte là. E quindi ho per esempio in questo modo
riottenuto la stessa animazione. È chiaro che adesso questo è un trucchetto, ve l'ho mostrato e adesso ovviamente mi si ripresenta il problema qui più avanti. Posso utilizzare questo numero 5,2, posso copiarlo e se al fotogramma 24 è così, mi sposto al 48 e al 47 vorrò che sia ancora questo e quindi premo questo tasto e al 48 voglio che sia questo per 2 ed eccolo là e premo I. E quindi adesso vediamo, vedete, continua. Ovviamente è un trucco molto grezzo, però è per farvi vedere che una volta che abbiamo un'animazione in Grease Pencil su questi fotogrammi, possiamo poi utilizzare comunque la capacità di animare l'oggetto nello spazio per ottenere qualcosa di più complesso. Quindi immaginate che sia, per esempio, l'animazione di un uccellino che sbatte le ali. Posso animare con pochi fotogrammi l'uccellino che sbatte le ali, un po' come la palla appunto che cade, e poi però animare nello spazio l'oggetto Grease Pencil per portare dove voglio l'uccellino e nello stesso tempo continuo ad avere questo movimento in loop del battito di ali. Grazie e alla prossima!